Si parla molto in questi giorni di condonare edifici che sono stati colpiti da frane e alluvioni perché costruiti abusivamente. Io credo che dovremmo tutti tener conto del fatto che in Italia non esiste un abusivismo di necessità, che nel periodo di maggior crisi del sistema delle costruzioni, tra il 2008 e il 2014, l'abusivismo ha continuato a produrre edilizia, che significa che a realizzare edifici nell'alveo dei fiumi, a realizzare edifici prossimi ai calanchi, prossime a zone di frane, sono state famiglie, sono stati operatori in condizioni economiche più che soddisfacenti. Io credo che dovremmo tutti concordare sul fatto che l'abusivismo, quando si manifesta insieme ha un'altra grande evidenza, e cioè che noi abbiamo enormi parti del territorio italiano che sono a rischio idrogeologico. Abbiamo quasi 7 milioni di italiani che vivono in situazioni a rischio idrogeologico. È una minaccia spaventosa. Non possiamo permetterci, per il futuro dei nostri figli, per il futuro del nostro territorio, che questa minaccia si estenda ancora di più. E questa è una delle ragioni per cui io vi invito a venire a Mantova il 28 novembre prossimo, dove il tema del rischio idrogeologico connesso alle questioni del cambiamento climatico verranno discusse insieme alla grande questione del verde e della forestazione in un forum con la presenza di più di 91 paesi del mondo promosso dalla FAO insieme al Politecnico di Milano.